Noi abbiamo sempre sostenuto che non esiste una sola scelta culturale. Fare cultura significa diffondere unitamente tutto quello che è il sistema dell'arte. Tengo a precisare che quasi controcorrente con l'Italia, quindi con l'intero nostro paese e in realtà anche con l'Europa intera, noi abbiamo sostenuto tutti gli aspetti della cultura in Regione Campania. Abbiamo naturalmente dovuto combattere contro le avversità economiche che certamente non possiamo ignorare, ma abbiamo fatto grandi sforzi per mantenere in vita le attività culturali della nostra regione, tutte le nostre fondazioni, un esempio è dato proprio dal MADRE ed è un esempio sicuramente significativo. Oggi è una giornata importante per tutti noi e per tutti quelli che amano il MADRE perché presentiamo dei programmi che naturalmente sono varati in attesa che arrivi il nuovo direttore. Spero che riusciremo a completare il lavoro, sapete che c'è un bando in corso, c'è una commissione internazionale che sta valutando le 33 candidature che sono giunte, nell'attesa che lui arrivi o lei arrivi e si insedi e quindi cominci a essere in piene forze il nuovo direttore o la nuova direttrice del MADRE, noi intanto abbiamo varato un programma temporaneo di attività e sono molto interessanti, si agganciano al nostro documento strategico che è chiamato i 5 cerchi con nuove metodologie di governo, di programmazione, una nuova impostazione che incentra molto sul pubblico il lavoro del museo, che vuole dare molta attenzione al pubblico della nostra città, della nostra area, della nostra regione, del paese e se possibile, se ci arriveremo, vorremmo anche guardare oltre.